get low when the whistle go. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Texpot e oggi siamo qui con un altro episodio del crogiolo per quanto riguarda Destiny. Prima di iniziare volevo dirvi una cosa: ho notato che sono uscite delle news il 18 di questo mese, ma non le ho portate sul canale per il semplice motivo che appunto ero in vacanza e quindi non ho avuto la possibilità di portare queste novità. La mia domanda più che altro è se a voi interessa che io porti le varie cose che sono praticamente uscite durante quel periodo che in mia assenza su YouTube, perché io penso che molti di voi abbiano visto queste novità da altri canali, quindi penso sia inutile per me portare quelle novità che hanno portato appunto altri YouTubers e magari appunto fare poche visualizzazioni o addirittura non farne proprio, cioè sarebbe solo uno spreco di tempo quando potrei fare altri episodi di Destiny per quanto riguarda altre cose. Quindi fatemelo sapere con un commento, perché questa cosa per me è molto importante. Fatemi sapere se volete che porti le novità che sono uscite il 18 di questo mese o se volete che continuiamo il nostro periodo di Destiny da qui in poi. Allora signori e signori, oggi andremo a giocare con l'airone che ho trovato nel pack opening praticamente dello speciale dei 1000 iscritti, che ha praticamente la modalità di fuoco automatica, e naturalmente un tizio me l'ha fatta notare nello speciale dei 1000 iscritti ha la modalità di fuoco automatica, io non me ne ero manco accorto e quindi lo volevo provare nel crogiolo perché so che spacca quest'arma con questo perk qua. Andiamo a provarlo in, oggi proprio voglio di andare a catturare bandiere, quindi andiamo in un bel controllo e vediamo un po' come si comporta. L'anomalia, siamo sulla luna signori e signori. Allora, ho sbloccato i perk dell'airone usando le particelle di luce e praticamente l'ho sbloccato tutte, mi manca praticamente l'ultimo perk solamente, però il fuoco automatico l'ho sbloccato, quindi adesso andiamo a provarlo seriamente. Intanto lo proviamo prima di sparare e questo dovrebbe essere veramente la chicca di quest'arma, perché i fucili a tre colpi sono molto forti, soltanto che devi avere questa rompicosa che devi stare sempre a premere il grilletto e sostanzialmente perdi un po' di danno. Però signori e signori, questa cazzo di arma mi sembra cazzutamente OP, perché gliel'ha tolta in un batter d'occhio. Cioè guardate, è impressionante. Però da qua, oh, state calmi, stai calmo. Oh, ok, vaffanculo qua smirato, anche l'ultima parola è veramente forte, eh. Vaffanculo, va, lo stavo ammazzando, vaffanculo questo qua, questo fucile a pompa di merda. Guarda tu, se quello doveva vivere ancora, vaffanculo. Mi devo un attimo riprendere la mano col crogiolo, perché sono due settimane che non ci gioco e sto giocando ultimamente a Battlefield, perché non lo so, quindi c'è la sensibilità, il sistema di mira è tutto diverso, non ci sto capendo un cazzo. Attenzione che ce l'ho da tutte le parti, ce l'ho da tutte le parti, vaffanculo. Sì, ma guarda quanti siete, 4 contro 1, ma non me fate schifo. Sì, ma stavolta non me ci fotti, eh. Vabbè, ho capito, ma state in 50, ma che cazzo è? Oh, andiamo a PAC sperando che non mi rompano i coglioni. Bravo, usiamo la super per una persona. Pirla. Vabbè, ma vaffanculo, ma qua che fanno? Anticipano le mosse, che cazzo sono diventati? Tutti pro su sto gioco. Ah, mo mi diverto io con la super, vieni qua. Vaffanculo. Vattene a piangere il culo, tanto me l'ha finita, non fa niente, stronzo. Tanto sta partita come al solito la perderemo, perché qua ogni volta mi trovo o in abbi squadra. Vabbè, la maggior parte delle volte faccio cagare io, no? E che cazzo, è che è sempre domenica. È forte quest'arma, è veramente forte, perché per essere una leggendaria e comunque sia per sfanculizzare, aspettate un attimo.
Oh porca puttana, ma sta piovendo qua fuori, minchia! La casa mia sta tornando una cifra! Aspettate qua, uso. Me l'ha fatto uno va! Ho sminato una cifra, mi devo un attimo riabituare! Testa di minchia! Mi devo un attimo riabituare assolutamente al modo di giocare in cui metto il gioco, la sensibilità. Però non me ne frega un cazzo, questo è per far vedere l'arma, insomma. Mi sto anche divertendo, ad essere sincero. Allora, vediamo un po', stanno tutti sopra. Io voglio andare a prendere C perché loro stanno al centro. Vabbè, ho capito, ma state tutti là, tutti a camperare come le merde. Peggio di Call of Duty, vaffanculo. E mo stanno tutti coi Katsuka qua. Mi sarà da divertirsi. Ma guarda tu che brucio di culo. Ma guarda tu che brucio di culo. Ma te la fa culo, va. Con l'airone non si scherza. Quest'arma è veramente fantastica. Ecco, sono cascato nel buco. Ma vaffanculo no. Ok, madonna con quanto mi son salvato. Stamattina è tosta da vincere. Se porca puttana riuscissimo a prendere le bandiere una in più di loro, forse riusciamo pure a recuperarla. Che problemi avete? Non so se si sente dalla registrazione, ma sta tornando a bestia qua. Io spero che non mi salti la corrente, perché se no vaffanculo. Un incazzo, infatti speriamo finisca subito sta partita, perché se devo perdere la registrazione mi incazzo seriamente. Mi sto divertendo, non voglio perderla. Oh oh oh, mi piacerebbe, vieni qua. Vabbè, ma non è possibile, cazzo. Dai, no. Un po' di resistenza a sto titano schifoso. Dai. Dai, prendiamo sta bandiera di merda. Su, quello sta giocando col cancro. Questo qua gioca col cancro. Vaffanculo. Pure questo sta giocando con l'aerone comunque. Vedete l'arma gli è cascata. Oh, vabbè, ma dai, ma su, ma che cazzo. Ma che cosa di che gioco di merda. Vaffanculo, non è sempre domenica, amico. Dai, no. Dai, dai, che ce la possiamo fare. Mannaggia la puttana, dai che ce ne abbiamo due. Voglio fare una partita della Madonna. Voglio cercare di vincere, naturalmente. Non è come gli altri cazzeggi qua. Questa volta la voglio vincere perché è una questione personale. Stanno sopra questi stronzi. Dai, squadra di merda. Guarda, non me ne frega niente. Ma come? Ma come? Col fucile a pompa non l'ho shottato. Cioè, ero primo in classifica, sto facendo cacare. Pure è vero che è la prima partita della giornata, ma Cristo Dio, ma no, guarda, stanno dappertutto, non so dove andare, dappertutto, ma sono di più rispetto a noi, cazzo. No, che palle, sì, vabbè, ma mi dovete lasciar vivere, mi dovete lasciar vivere, io devo, ho la necessità di giocare un po', se mi lasciate giocare. Riusciremo a prendere la C, senza che mi rompano i coglioni? Vedete, sono sempre da solo a catturare ste cazzo di bandiere, ma mi volete venire a aiutare, mannaggia voi. No, che imminente, tu madre imminente. Guarda, mo lo stronzo ritornerà là sicuramente. Vabbè. Dai che ce la facciamo, che ce ne abbiamo due. Controlliamo queste due bandiere di merda, su. Dai! Tanto col cazzo che me la faccio vincere. E poi, vaffanculo. Andatevene a fanculo. Guarda, dello score non me ne frega un cazzo. Ciucciamelo. Rosicate, rosicate. Pezzi di merda, vi sta bene. Vi sta bene. Ho fatto una partita di merda, Non ho fatto tantissime uccisioni. Però quelle poche uccisioni che ho fatto mi hanno fatto capire che quest'arma comunque sia merita. Vabbè, ne ho fatte 13. Manco tante alla fine. Questo schiacciastalle ha preso, no, l'ombra NL qua. Oddio, wow, veramente wow. Va bene signori, possiamo concludere qui l'episodio. Quest'arma mi piace, quindi la infonderò e la porterò a livelli più alti in questo tempo di merda.
In quella cazzo di mappa non si poteva giocare, nel senso era troppo stretta per me. Io ho bisogno di spazi un po' più ampi per girarmi. Comunque sia, mi sono divertito perché è stata una battaglia veramente combattuta fino all'ultimo, e lo avete visto, e abbiamo anche vinto. Quindi, signore e signori, spero che il video vi sia piaciuto. Se fosse stato così, vi lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, e soprattutto ci vediamo al prossimo video. Bella!